le chiedo su Citizen Kane. Vabbè, adesso non mi distraete però perché devo stare concentrato. Buonasera a tutti, eccoci qui a questa nuova puntata dei dialoghi del Festival della Salute Globale, Global Health Now. Siamo oggi con la Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re. Diamo il benvenuto alla Vice Ministra, con la quale dialogheremo sull'emergenza coronavirus e abbiamo dato come titolo un'opportunità per rilanciare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è, come molti di voi sapranno, è una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, firmata da tutti i governi dei Paesi membri dell'ONU, 17 obiettivi, 169 target, molto ambiziosi, si va dalla salute, all'educazione, accesso all'acqua, alle strutture igienico-sanitarie, riduzione di diseguaglianze, fino alla finanza sostenibile, passando per cambiamento climatico e biodiversità. Diciamo, noi abbiamo voluto dare come titolo opportunità per l'agenda 2030, perché leggendo l'agenda 2030, leggendo tutti gli obiettivi di questa agenda, sembra proprio di andare a leggersi una sorta di breviario vademecum per affrontare le varie crisi che potrebbero accadere. Ne è appunto accaduta una, questa del Covid-19, che è proprio un'emergenza sanitaria, ma non solo, vedremo che quanto poi è legata a tante altre cose, dal cambiamento climatico alla biodiversità, eccetera. Con la Vice Ministra vorremmo subito partire con quella che è stata qualche giorno fa, proprio lunedì 4 maggio, l'impegno italiano alla conferenza in risposta alla pandemia globale di coronavirus, alla quale ha partecipato il nostro Premier Conte, organizzata dalla Commissione Europea. L'obiettivo era raggiungere 7 miliardi e mezzo di euro, pare che ci siamo già, obiettivo raggiunto, e il Premier Conte ha annunciato un impegno importante italiano. Vice Ministra, ci può aggiornare, ci può parlare appunto, cominciamo da questo impegno italiano a livello multilaterale, per vedere cosa fa l'Italia. Grazie, a lei la parola. No, intanto vi voglio ringraziare per avermi invitata, perché stimo il vostro festival e oltretutto credo che in questo momento, mai come in questo momento, sia opportuno di parlare di queste tematiche che si rivelano assolutamente fondamentali, ancora di più oggi con il Covid-19, ma naturalmente nel quadro di una consapevolezza globale che stiamo sviluppando sempre di più, soprattutto legata al concetto di interconnessione e di interdipendenza dai paesi, che ci spingono appunto a non vedere più la salute soltanto come un affare interno, ma come una questione veramente universale che deve coinvolgere tutti, e soprattutto coinvolgere tutti in uno sforzo collettivo, in particolare per far fronte a questa pandemia. Quindi vi ringrazio molto e sono molto felice di essere con voi. Per quanto riguarda come siamo partiti appunto dalla questione immediatamente più attuale, sicuramente la nostra risposta all'appello globale appunto per poter contrastare la pandemia è una risposta che è perfettamente in linea con i grandi valori dell'Italia. Noi abbiamo sempre agito non soltanto nel quadro dell'Agenda 2030, da quando questa è stata definita, e quindi diciamo aderendo e sposando i principi ispiratori di questo quadro, di questa architettura di riferimento, ma poi anche con una serie di contributi negli anni che ci hanno visto assolutamente presenti e protagonisti, direi, anche se mi permettete, proprio nel sostenere le iniziative che sono volte a costruire appunto questa coscienza universale sulla salute globale. Tant'è vero che siamo stati sempre dei contributori presenti, costanti, fedeli e affidabili, direi per esempio del Global Fund, ma anche del Gavi e di tante altre, come dell'OMS d'altra parte, proprio perché appunto crediamo profondamente che il nostro sforzo, e siamo anche convinti che il contributo italiano di per sé sia un valore aggiunto, proprio per la grande tradizione sanitaria che il nostro paese vanta e che per quanto mi riguarda costituisce veramente un esempio di conquista sociale che si può ottenere.
Quello che ha portato come contributo il Premier Conte lunedì, appunto, costituisce, come dire, l'acme di un processo estremamente importante che noi stiamo conducendo da anni, ma che negli ultimi giorni ha avuto un'accelerazione, soprattutto politica, proprio perché, appunto, c'è una consapevolezza di voler contribuire alle strategie globali. La strategia, soprattutto quella che riguarda la cooperazione internazionale in generale, per esempio l'OMS e quindi la Strategic Preparedness and Response Plan, cioè il piano speciale strategico per la risposta soprattutto e la prevenzione anche, naturalmente ci vede in prima linea perché, come ripeto, lo siamo sempre stati e dal punto di vista politico ovviamente abbiamo una capacità decisionale di partecipazione molto significativa che ci porta effettivamente noi stessi ad essere ispiratori di altri per quanto riguarda appunto la consapevolezza di dover contribuire fortemente in maniera incisiva ed efficace. Grazie mille. Dunque, per ritornare un attimo all'impegno italiano, sono parecchi nuovi fondi, perché abbiamo visto che ci sono 10 milioni per il CEPI, che è la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, 10 milioni mi pare per l'OMS, e in particolare in questo momento l'OMS che sta ricevendo accuse e anche tagli, diciamo promesse di tagli da parte americana, invece è importante che l'Italia dall'altra parte appoggi il finanziamento all'OMS, 500.000 di euro per il Global Fund in aggiunta ai 161 milioni che sono stati impegnati lo scorso anno per il prossimo triennio, quindi dati ancora al Global Fund per qualcosa di aggiuntivo. Il Global Fund è un meccanismo multilaterale importante per l'Italia, perché l'Italia lo ha creato, diciamo, è stato uno dei paesi fondatori del Fondo Globale, ma è importante anche perché ora sta cercando di ricalibrare i propri interventi, proprio cercando anche di affrontare l'epidemia Covid, perché ricordiamoci quello che ha detto l'OMS qualche giorno fa: ci sono altri problemi nei paesi del sud del mondo, ad esempio in tutta l'Africa subsahariana, la malaria. Il Covid potrebbe raddoppiare il numero di malati e il numero di decessi causati da malaria nei prossimi anni se non si fa qualcosa da una parte, perché il problema è quello che se la coperta è troppo corta si vanno a spendere i fondi per la nuova epidemia, per la nuova emergenza, dimenticando quelle che sono le emergenze, diciamo, ormai ricorrenti in tutta l'Africa subsahariana. Altri 120 milioni dati, diciamo, come impegno per i prossimi 5 anni al Gavi, un altro importante meccanismo di cui l'Italia è stato uno dei finanziatori fin dall'inizio. Quindi mi pare di capire che veramente l'impegno italiano sul canale multilaterale sia veramente forte da questo punto di vista, lo è sempre stato, mi pare la conferma del Premier Conte qualche giorno fa, ma anche quello che lei ci ha detto, quello che lei ha scritto e ha detto in recenti interviste nei giorni scorsi. Quindi l'Italia c'è davvero dal punto di vista multilaterale. Dal punto di vista bilaterale invece, l'Italia in Africa o nei paesi nei quali la nostra cooperazione è più forte, in Africa subsahariana è particolarmente forte, ma anche in altri paesi, come opera e che cosa farà a livello bilaterale con l'agenzia o con le organizzazioni non governative oppure direttamente? Dunque, intanto mi lasci fare una piccola chiosa a quello che lei ha detto, e cioè assolutamente fondamentale, e cioè che tutto quello che lei ha descritto, entrando nei dettagli degli investimenti che noi stiamo facendo nel nostro futuro, perché io tali li considero, e quindi appunto questi impegni economici che noi abbiamo dimostrato con chiarezza lunedì nella conferenza a cui ha partecipato il Premier Conte, vanno nella direzione appunto di una consapevolezza globale, come dicevamo all'inizio, e soprattutto anche nella direzione, per quanto riguarda l'emergenza particolare del momento, di dover in qualche modo impegnare moltissimo le nostre forze per lo sviluppo di un vaccino universale. Tant'è vero, lei sa che anche il ministro Di Maio su questo si è molto speso e ha dato un particolare impulso a questa iniziativa che ha, diciamo, tutte le sfaccettature, da quelle politiche a quelle economiche, ovviamente sanitarie e sociali e culturali anche addirittura, proprio per l'elemento che lei stava citando, cioè il fatto che bisogna cercare di risolvere questo problema del Covid per evitare che poi ci siano tutta una serie di ricadute.
Per questo motivo noi sul piano bilaterale, oltre a quello multilaterale nel quale appunto siamo protagonisti, continuiamo ad impegnare moltissimo. La cooperazione italiana, in particolare la cooperazione allo sviluppo, è sicuramente presente in tutti i paesi fragili e soprattutto in quelli più fragili naturalmente, tant'è vero che gli 11 paesi prioritari della cooperazione allo sviluppo in Africa sono paesi particolarmente vulnerabili e naturalmente anche in altre zone dove c'è una condizione diversa, per esempio Egitto e Tunisia, ma in generale si tratta di paesi che, con i quali noi abbiamo intessuto rapporti negli anni di grande tradizione, di grande anche come dire penetrazione della situazione locale, tanto che siamo riconosciuti con grande apprezzamento come dei partner assolutamente affidabili e soprattutto senza nascoste. Questo ci permette di lavorare appunto sul piano bilaterale con grandi possibilità e opportunità anche di costruire un futuro condiviso, che non è un fatto secondario, ma è in questo momento storico, soprattutto con questa pandemia, ancora più importante, proprio perché la possibilità di mettere le basi per un futuro solido e soprattutto sostenibile in questo momento è di nostro assoluto interesse prioritario, perché sappiamo perfettamente che paesi fragili possono naturalmente poi cadere in cortocircuiti che possono portare a delle ricadute molto negative, non soltanto per eventuali contagio di ritorno dovuto a sistemi sanitari fragili, ma anche per esempio a questioni appunto difficoltà politiche, situazioni sociali estreme come quelle che tra l'altro in questi giorni stiamo vedendo per esempio in alcuni paesi africani legate alla difficoltà di approvvigionamento del cibo per esempio e così via. Quindi è chiaro che noi sul piano bilaterale siamo estremamente impegnati. Abbiamo ovviamente per esempio per quanto riguarda l'Africa, che per noi è assolutamente prioritaria, una serie di iniziative molto ampie che diciamo costituiscono, visto che vogliamo anche quantificare, un valore totale di oltre 300 milioni di euro che vanno chiaramente alle agenzie onusiane come però anche alle nostre ONG attive sul territorio. Io credo che questi due piani, quello bilaterale e quello multilaterale, siano fondamentali. Non a caso nelle mie numerosissime consultazioni di questi giorni con tutte le agenzie globali, ma anche con tanti paesi amici con i quali appunto condividiamo le preoccupazioni e cerchiamo di elaborare strategie, sono state incentrate non soltanto sulla strategia multilaterale ma anche sull'esperienza acquisita da ciascun paese sul piano bilaterale, e la nostra esperienza è effettivamente estremamente significativa. Basti pensare che tra l'altro noi abbiamo apportato un grandissimo contributo proprio sul piano sanitario, e questo ci viene riconosciuto da molti paesi che hanno beneficiato della nostra cooperazione allo sviluppo, i quali hanno dichiarato spesso e apertamente che senza i nostri interventi durante il passato non avrebbero saputo e potuto fronteggiare varie circostanze complicate come per esempio l'emergenza Ebola e tante altre. Quindi è chiaro che questo sul piano bilaterale per noi è fondamentale. È ovvio che la cooperazione allo sviluppo, che è un valore aggiunto fondamentale della politica estera italiana, io la descrivo come il braccio operativo più importante della politica estera italiana, è un modo anche di stabilire rapporti diretti, franchi, appunto anche di volontà di condivisione soprattutto dello sviluppo, che ci portano anche dei vantaggi economici, per esempio le nostre imprese che hanno la possibilità di accedere a delle società e appunto in paesi che sono nostri partner e di accedere con dei canali privilegiati, semplicemente perché noi anche con la cooperazione allo sviluppo abbiamo già creato dei rapporti estremamente sereni e soprattutto stabili, il che non è sempre facile, ma devo dire che l'Italia su questo effettivamente probabilmente si distingue anche dagli altri in eccellenza. Sì, grazie mille. Al di là del discorso puramente sanitario, tanto per spaziare un po' in tutti i vari obiettivi, ce ne sono altri due che sono
importanti, quello del water sanitation, dell'acqua e dell'igiene, che sembra facile dirlo, però parlare di, oltre che di salute da una parte, vaccino e tutto il resto, parlare di acqua, mani pulite, lavarsi le mani, disinfettarsi le mani in paesi dove il problema è cronico dell'acqua potabile. Noi sappiamo che l'Italia è molto impegnata sul versante dell'acqua e igiene, e la cooperazione italiana è uno dei punti forti, così come il cibo, altra cosa importante. In un paese ricco europeo potrebbe essere anche, tra virgolette, facile garantire il cibo anche a chi ha perso il lavoro, diventa molto più difficile in un paese più povero. Quando si parla di lockdown in Europa si può fare, perché bene o male le persone hanno dei sistemi, o il lavoro da casa come stiamo facendo molti di noi, oppure fermare un attimo le cose, cassa integrazione, sistemi, diciamo, di ammortizzazione sociale dei salari, eccetera. Dall'altra parte è difficilissimo parlare di queste cose in Africa. Mi viene in mente un paese che conosco bene, la Tanzania, dove ho vissuto molti anni. Parlare di stare a casa in spazi angusti, negli slum, nelle baraccopoli come possono essere in Nairobi, dove non c'è acqua, non c'è elettricità. Ecco, l'Italia che cosa, come lavora, ad esempio, l'agenzia, la nostra agenzia nei paesi, il Kenya, che ad esempio è un paese prioritario per l'Italia, dove abbiamo un ufficio, un'agenzia in questo paese, che cosa sta facendo, ad esempio, gli slum, nelle realtà più povere del Kenya? Allora, noi siamo chiaramente estremamente consapevoli di questo. Non a caso, come lei diceva, io mi sto facendo anche portavoce di queste istanze, perché è chiaro che bisogna avere anche una visione d'insieme e rendersi conto di quali sono i problemi e le fragilità eventualmente anche di paesi, appunto, dove noi siamo presenti e che rappresentano per noi sia un'opportunità, ma anche naturalmente da un certo punto di vista una questione da dover rispondere. Non voglio dire problema, perché altrimenti questo assumerebbe una coloritura, un giudizio di valore che non mi sento di dare, perché non credo che un paese fragile costituisca un problema di per sé. Costituisce un problema la sua fragilità, ma è diverso dal condannare naturalmente una condizione, appunto, tout court. Dal punto di vista dell'intervento diretto sulla questione della water sanitation, cioè della salubrità dell'acqua, che tra l'altro è uno degli obiettivi, risponde ad uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'Italia è particolarmente presente. Non a caso io, prima che accadesse quello che è accaduto recentemente, cioè questa pandemia da Covid-19, avevo lanciato una campagna per l'istituzione di una giornata mondiale contro la diarrea infantile, che parte proprio dalla consapevolezza del fatto che la seconda causa di morte dei bambini nel mondo è dovuta alla diarrea infantile. Che voi direte: com'è possibile? È possibile perché questo dipende fondamentalmente da infrastrutture sanitarie inadeguate, da scarsa conoscenza, appunto, delle pratiche dell'igiene, e non soltanto, soprattutto dal fatto che effettivamente non c'è un accesso all'acqua pulita, e naturalmente questo comporta poi una serie di ricadute sul piano della salute estremamente, estremamente gravi. Quindi noi siamo estremamente impegnati sia sul piano politico di campagna globale, ma anche con tantissimi, io non posso citarli tutti, ma tantissimi progetti che vanno dalla costruzione di una pompa di acqua in Etiopia, per esempio. Questo posso dire, un campo profughi che io ho visitato nel Tigray, nell'Etiopia del Nord, ha grandi progetti infrastrutturali che prevedono, per esempio, interventi sugli acquedotti. Quindi è chiaro che su questo fronte per noi c'è una consapevolezza e una priorità. Per quanto riguarda poi invece la consapevolezza dello stile di vita nei paesi di cui stiamo parlando, anche questo è estremamente presente. Io l'ho scritto più volte, l'ho detto più volte: ovviamente dobbiamo tenere conto dello stile di vita che, per esempio, in un paese come il Kenya o come la Nigeria comporta, negli slum, come lei diceva, una promiscuità forzata. E non soltanto questo, direi, ma anche, per esempio, il fatto che ci sono forme di lavoro che non hanno, appunto, una regolarizzazione, soprattutto un settore informale che prevede, per esempio, che le persone comunque si debbano spostare perché altrimenti non guadagnano e non mangiano. Tutti questi elementi sono assolutamente
veramente presi in considerazione, analizzati e fronteggiati attraverso una serie di programmi sul piano globale in generale. Nelle numerose consultazioni che abbiamo fatto, per esempio anche in una recente riunione promossa proprio dall'Italia insieme a Brasile, Canada ed Egitto, devo dire che è emerso in particolare la questione della sicurezza alimentare che lei ha citato, tant'è vero che questa riunione che è stata indetta dall'ambasciatore Zappia a New York come gruppo di amici della sicurezza alimentare e della nutrizione, quindi sono tutti i paesi che ruotano intorno a questa tematica, devo essere sincera, è stata veramente sviscerata tutta la questione al punto che siamo riusciti ad analizzare tutte le sfaccettature che riguardano la food security, in cui peraltro l'Italia è particolarmente presente. Se lei mi lascia come dire, allargare questo punto di vista anche ad altri settori in cui l'Italia, che sono assolutamente pertinenti, è chiaro che per esempio nell'agribusiness noi abbiamo una presenza nei paesi fragili o cosiddetti in via di sviluppo assolutamente fondamentale. I nostri progetti, io mi permetto di dirlo, come caratteristica assolutamente diciamo distintiva, secondo me hanno quella della vera sostenibilità, tant'è vero che noi abbiamo progetti che sono cominciati anni fa, in qualche caso anche due o tre decenni fa voglio dire, e sono oramai già ad uno stadio di assolutamente nel tempo di aver prodotto delle start-up, degli spin-off ed essere riusciti poi a effettivamente creare una professionalità territoriale, soprattutto a coinvolgere comunità. Io credo che questo elemento sia un elemento distintivo dell'Italia e in questo senso, come vede, il nostro approccio è assolutamente incisivo, anche se certamente si spera sempre di poter fare di più, questo lo voglio dire. Certo, poter fare di più. L'Italia è un paese che dal punto di vista, se prendiamo l'obiettivo 17, quello della finanza sostenibile, dove c'è un target, quello del famoso 0,7% del prodotto interno lordo di un paese, ovvero, per chi non lo conosce, è l'obiettivo di dedicare almeno lo 0,7% del budget, diciamo, del prodotto interno lordo di un paese alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dei popoli. L'Italia è sempre stata abbastanza lontana, ci sono stati anni nei quali è un po' risalito, fino al 2008, poi è ridisceso, però ultimamente sta risalendo, diciamo c'è stato anche una curva in risalita e negli ultimissimi tempi si è raggiunto non lo 0,7, però diciamo la curva è in salita, siamo allo 0,3%. Ora, questa crisi del coronavirus sta facendo mettere molti punti interrogativi, perché da molte parti ci sono voci che possono dire: ma come possiamo incrementare l'aiuto per gli altri quando noi oggi abbiamo problemi interni? Eppure, almeno quello che mi viene da dire, ragionando in termini di salute globale, ma non solo, lavorare per la salute di tutto il mondo vuol dire poi non avere poi una curva di ritorno, non avere poi un ritorno di questa epidemia, perché la possiamo sconfiggere in Europa, ma se non la fermiamo anche in Africa, poi questa potrebbe ritornare e viceversa. È una questione proprio globale, questa pandemia l'ha messo chiaramente in evidenza. Dal punto di vista proprio della cooperazione del suo ministero, di lei, che come si sente appunto di dire che l'Italia continuerà a mantenere i propri impegni, a cercare di raggiungere questo obiettivo dello 0,7% davanti a persone che possono dire: ma come, oggi davanti a questa crisi ancora andiamo a aumentare questi fondi per... volete? Un salto. Sì, allora guardi, ci sono due, come dire, due interpretazioni della stessa questione. Una è il valore intrinseco della nostra azione che ho descritto poc'anzi e che continuo a considerare forse l'elemento più importante. Io non penso che il valore della cooperazione possa essere giudicato soltanto dal valore dell'APS. Tant'è vero che quando l'anno scorso abbiamo partecipato come Italia ad una peer review, cioè ad una revisione da parte di pari sul nostro operato di cooperazione allo sviluppo, siamo stati non soltanto bravissimi, ma complimentati tanto da far dire alla Presidente della Commissione che l'Italia deve essere presa come paese, come esempio da tutti gli altri paesi che fanno cooperazione allo sviluppo. Quindi c'è un fronte
che secondo me va rivalutato molto e che è quello dell'aspetto qualitativo della cooperazione allo sviluppo. D'altra parte io, come anche scienziata, ho sempre puntato molto sulla ricerca qualitativa, considerando l'aspetto quantitativo fondamentale ma non esclusivo nel giudizio. L'altro fronte invece, che è quello quantitativo, indubbiamente un po' ci penalizza, nel senso che noi nei paesi OCSE ci troviamo nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la percentuale di APS rispetto al reddito nazionale lordo. Lei parlava di uno 0,3%, è rimasto evidentemente forse al capitolo precedente di questa storia, perché in realtà nel frattempo noi abbiamo avuto un abbassamento, devo dire la verità, e diciamo l'APS è sceso appunto dallo 0,3%, che era un bellissimo risultato e tra l'altro ci teneva nel track del raggiungimento dello 0,7% entro il 2030, siamo scesi ad uno 0,25%, se vogliamo essere ottimisti, forse uno 0,24%. Con questi dati io le posso dire che il nostro paese nel 2018 si colloca al 18° posto nel rapporto appunto APS, e cioè aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo, fra i paesi membri del Development Assistance Committee che ho appena citato, cioè del DAC in seno appunto all'OCSE. Per quanto riguarda il G7 invece, che tra l'altro sullo sviluppo vuole riacquisire un certo peso politico importante, l'anno scorso c'è stato un G7 sviluppo in Francia e speriamo di continuare a ragionare anche in termini di G7 su questo fronte, noi diciamo che passiamo oramai dalla quarta alla sesta posizione, dietro al Regno Unito, alla Germania, alla Francia, al Canada e al Giappone. Gli Stati Uniti si confermano all'ultimo posto con lo 0,16%, però sappiamo che poi gli Stati Uniti hanno delle altre soluzioni che in realtà rientrano in forme di cooperazione, ma per quanto riguarda questo approccio del DAC noi appunto siamo arrivati al sesto posto, anche se io devo dire la verità, nel 2019 ancora non abbiamo i dati definitivi, per cui sono provvisorie le nostre intuizioni sulla nostra posizione, ma non mi sembra che sia molto cambiata, semmai è un pochino ancora scesa, ma io ripeto, credo che in ogni caso per quanto riguarda questo tipo di impegno, considerato effettivamente, come diceva lei, anche un momento di riflessione nel paese che coinvolge diverse forze politiche sul valore di per sé della cooperazione allo sviluppo, che non è messo in discussione sicuramente dal governo, in realtà appunto costituisce comunque una possibilità di interpretazione del suo ruolo, il valore qualitativo di quello che noi facciamo come cooperazione allo sviluppo, i cui risultati sono incontrovertibili, perché come dicevo gli ottimi rapporti che noi intessiamo con paesi terzi, e non soltanto, anche il fatto che siamo riconosciuti come il paese capace di sviluppare strategie vincenti nell'ambito della cooperazione, sicuramente è molto importante. Va detto un'ultima cosa quando parliamo di flessione delle spese dell'APS. Questa flessione è dovuta anche a un altro fatto, perché l'APS, e qui non entriamo ovviamente in tutte le technicalities specifiche, però l'aiuto pubblico allo sviluppo è complesso come formazione, cioè non è un solo fondo o coinvolge soltanto un ministero. La flessione che c'è stata dall'anno scorso ad oggi è motivata dal calo di spese per l'accoglienza dei richiedenti asilo, e questo sicuramente ha inciso fortemente. Per questo io insisto, attenzione che però l'elemento qualitativo secondo me compensa, sempre però rimanendo assolutamente convinti e impegnati nel cercare di rimettere l'Italia nel track giusto e quindi risalire di posizioni e raggiungere lo 0,7% nel 2030 come ci è richiesto dall'Agenda 2030. Sì, infatti quello, sono pienamente d'accordo con lei, la questione del decremento dallo 0,3 allo 0,25 è chiaramente dovuta al non, diciamo, pagamento di alcune spese che compongono, tantissime spese compongono dal bilaterale al multilaterale, quella dell'accoglienza dei rifugiati, dei migranti nel nostro paese, che ha tra virgolette
gonfiato, ma in Italia, ma come in altri paesi negli ultimi anni, l'aiuto pubblico allo sviluppo non sono fondi che vanno ai paesi partner, ai paesi beneficiari, ma sono soldi che vengono spesi in Europa. Alcuni paesi hanno speso di più, l'Italia è stato un paese proprio un po' alla front line da questo punto di vista, altri di meno, e l'aiuto si è tra virgolette leggermente gonfiato, ora sta ritornando a valori diciamo. Infatti per questo molte organizzazioni non governative, ma non solo, poi parlano di aiuto diciamo vero, reale, in termini di grant e aiuto invece gonfiato. Ma senza entrare nel merito, una cosa che secondo me è molto importante è cercare di capire, visto che l'abbiamo affrontato il discorso e anche l'Agenda 2030 ne parla, del contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva, allo sviluppo sostenibile. L'Italia lavora non solo con l'accoglienza ai migranti nel nostro paese, ma anche nei paesi di transito, di partenza. Mi viene in mente il Niger, nel quale io portai proprio 2 anni fa una delegazione di parlamentari italiani a visitare alcuni progetti prevalentemente sanitari, ma non solo. L'ambasciata italiana ci accolse e ci fece vedere altri interventi. Che cosa succederà in questi paesi? Il Niger è un paese poverissimo, io ho visitato tantissimi paesi in Africa, ho vissuto, ma davvero come il Niger è difficile trovarne, un paese di una povertà incredibile. Che cosa sta succedendo in questi paesi che erano, diciamo, in televisione tutti i giorni, migrazioni, passaggi, oggi sono completamente scomparsi dal radar. Ci racconta che cosa sta accadendo qui? Allora, se parliamo della gerarchia delle notizie, potremmo parlare per lunghe ore, perché chiaramente poi le notizie, ovviamente, per quanto riguarda appunto paesi come il Niger, eccetera, dipendono moltissimo dalla situazione del momento. In questo momento siamo concentrati su un altro fronte, su un fronte più diciamo interno per quanto riguarda la nostra terribile emergenza, ma anche naturalmente globale per quanto riguarda la costruzione del futuro e soprattutto la prevenzione per il futuro. Per quanto riguarda invece l'altro binario, che è quello appunto delle attività che continuano costantemente, io direi che noi siamo ancora molto presenti in Niger, abbiamo un piccolo contingente militare, siamo presenti con i nostri progetti che continuano, finanziamo delle operazioni per esempio dell'OIM. Io stessa ho visitato un centro di accoglienza dell'OIM ad Agadez. Voglio dire, siamo comunque sempre estremamente attivi. È ovvio che noi cerchiamo di agire per quanto riguarda le nostre azioni di cooperazione nell'ambito delle migrazioni, soprattutto per cercare non soltanto di sconfiggere ovviamente il traffico illecito di migranti, che è una piaga sociale spaventosa e che deve appunto arrivare a un termine, perché non possiamo accettare un simile orrore. Dall'altro, chiaramente, per creare anche dei flussi migratori sicuri, regolari, ordinati, e questo è una priorità della cooperazione italiana, questo devo dirlo con chiarezza, nel senso che appunto tutte queste azioni sono volte proprio a cercare di mettere ordine in questo mondo scomposto e caotico che effettivamente vede i migranti spesso vittime e in qualche caso naturalmente diciamo soggetti che provocano reazioni politiche di vario genere. Io devo dire che noi appunto abbiamo per esempio, proprio per contrastare questo tipo di fenomeni, non soltanto azioni specifiche anche di sicurezza ovviamente per contrastare il traffico, ma anche di sviluppo mirato, nel senso che noi vogliamo fare in modo che il problema migratorio per esempio venga risolto all'origine, nel senso che le persone devono avere il diritto di restare, di poter sviluppare una loro vita personale, anche perché lei sa che io vengo da 30 anni di lavoro sul campo in zone di conflitto, quindi le storie le conosco, e storie anche dirette di persone, perché io reputo che ogni persona naturalmente abbia un valore fondamentale, ma in questo senso se non si creano delle opportunità sostenibili è chiaro che non c'è possibilità di dare ai giovani un futuro che possa essere appunto concreto. Per esempio abbiamo un progetto in Niger, sto guardando qui una lista, ma voglio citarle: il progetto IDEE,
iniziative per lo sviluppo dell'impresa del valore di 3 milioni di euro, realizzato in collaborazione con l'OIM, che lì è molto presente, per il sostegno alle microimprese nigerine, per il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli ex studenti delle scuole tecniche di Niamey, Zinder, dell'Università di Tawa, con il progetto anche per esempio di emancipazione femminile di sviluppo locale che si chiama AFDEL, anche questo realizzato con un sostegno al bilancio del governo nigerino di 3,2 milioni di euro, mirante a fornire assistenza tecnica al Ministero della Promozione della Donna e Protezione dell'Infanzia per creare centri dedicati al ruolo femminile nello sviluppo economico locale. Io dico questi perché sono degli esempi, anzi direi emblematici, di quello che è il nostro approccio. Non a caso, come io dico sempre, siamo champions, per esempio, nella promozione dell'eguaglianza di genere, dell'emancipazione femminile, o come si dice oggi, l'empowerment femminile, siamo champions appunto nel creare opportunità di impresa. Una sintesi la posso dire, visto che lei è particolarmente affezionato al Niger, quella di una piccola impresa proprio costituita dal sostegno della nostra cooperazione allo sviluppo per donne, per la realizzazione di borse che, devo dire la verità, sono molto belle e la produzione va dalla naturalmente concia delle pelli all'intreccio di raffia, al design e poi alla vendita, tant'è vero che queste borse realizzate appunto attraverso il sostegno della cooperazione allo sviluppo, un piccolo laboratorio, poi sono andate anche naturalmente nel mondo, perché poi il problema in Africa, lei sa, che è soprattutto l'esportabilità, e hanno cominciato a fare sfilate, a fare anche un'opera di marketing che secondo me è estremamente valente. Quindi diciamo che noi sappiamo perfettamente che questa Covid-19, per quanto riguarda i migranti, chiaramente comporterà un congelamento dei flussi, perché ci sono frontiere chiuse in molti paesi di origine e di transito, e quindi questo è il momento, secondo me, di rafforzare le attività di integrazione e di assistenza a rifugiati e migranti in movimento, specialmente in Africa. Quindi vedere, diciamo, questa situazione di emergenza come un'opportunità per ragionare in modo più freddo e anche per dare risposte strutturali, uscendo un po' dalla mentalità che ci porta sempre a reagire all'emergenza. Voglio dire un'ultima cosa, scusi, che per quanto riguarda la Farnesina c'è un fondo specifico migrazioni che appunto è teso a sostenere progetti mirati specificamente alla protezione dei migranti e alla loro integrazione nelle comunità locali. Anche questo è molto importante. Stiamo parlando di circa 230 milioni di euro investiti in Africa tra il 2017 e il 2019. Quindi è chiaro che abbiamo una visione di questo tipo, va forse migliorata, va riorientata in questo momento, e secondo me però da questa crisi può emergere un'opportunità. Sì, lei ha detto appunto reagire all'emergenza, siamo sempre un po' portati tutti a reagire all'emergenza. Fra i commenti vedo Vincenzo dalla ONG Armadilla che dice: risorse per la cooperazione, si continua sempre a credere che sia un costo e non un investimento, ma invece è meglio prevenire che curare, costa meno, si è più efficaci, e al mondo politico la responsabilità. Mi sembra che siamo completamente in tema, in questo momento c'è veramente da rendersi conto che investire in cooperazione per il futuro può voler dire di nuovo avere già il terreno pronto per affrontare un'eventuale altra problematica tipo quella del Covid-19 di oggi, ma possono essercene tantissime. Mi viene in mente una cosa, sempre rileggendo i 17 obiettivi dell'agenda, ce n'è uno che parla appunto conservazione degli ecosistemi terrestre, marino, biodiversità. In questo periodo si è molto parlato dello spillover di questo virus dagli animali in Cina fino ai grandi mercati di Wuhan e poi al passaggio all'uomo. E come di un'invasione, diciamo, dell'uomo dentro territori nei quali l'uomo non ha abusato di questi terreni, deforestazione e tutto il resto. Che cosa fa l'Italia? Cosa sta facendo l'Italia dal punto di vista proprio dell'obiettivo della conservazione del nostro pianeta, della biodiversità?
Ma dunque, l'Italia, lo sappiamo, è sempre stata estremamente attenta alla questione del, appunto del, dell'ambiente in generale, diciamo così. Non a caso ci sono anche buone notizie, per esempio recentemente parlavo del nuovo New Green Deal europeo e noi come Italia siamo addirittura in anticipo rispetto alle richieste che ci vengono fatte rispetto all'emissione dei carburanti e di conseguenza... al contrasto all'emissione ovviamente e di conseguenza voglio dire ci sono anche buone notizie da questo punto di vista perché stiamo acquisendo delle buone abitudini che poi tendiamo a riprodurre anche laddove appunto conduciamo azioni di cooperazione. Siamo convintissimi che il rapporto appunto con l'ambiente sia fondamentale e siamo anche convintissimi che naturalmente dobbiamo impegnarci al massimo. Per esempio Roma, va detto, ospita fin dalla sua Costituzione un'organizzazione internazionale che si chiama Bioversity, dedita dal 1974 alla ricerca e alla conservazione della biodiversità e allo studio delle specie dimenticate per un approccio integrato all'agricoltura che chiamiamo agroecologia. Questa interazione naturalmente di questa agenzia con il polo romano, cioè con FAO, IFAD, World Food Program, ci permette di avere un rapporto diretto con queste agenzie sul piano delle nostre politiche ambientali, tant'è vero che soprattutto diciamo, ci dà l'opportunità di promuovere le nostre strategie in ambito agricolo. Noi siamo molto presenti sul piano dell'agricoltura sostenibile, siamo anche estremamente incisivi nei fora internazionali e voglio dire anche che per il rispetto che appunto ci siamo guadagnati in questo settore in cui c'è una nostra riconosciuta professionalità, appunto siamo stati in grado recentemente anche di fare una proposta alla FAO per quanto riguarda sempre la questione della sicurezza alimentare e la nutrizione di cui vi ho parlato prima riguardo al gruppo di amici della nutrizione e della sicurezza alimentare. Abbiamo fatto una proposta interessante per la creazione di una Food Coalition che appunto ci veda assolutamente partecipi in maniera molto attiva insieme alla FAO e insieme a numerosi altri paesi per fare in modo che si crei una riflessione assolutamente concertata che sia il più possibile operativa anche per poter risolvere dei problemi appunto così fondamentali per quanto riguarda naturalmente tutto quello che concerne l'ambiente e soprattutto tutto quello che deriva da fenomeni spaventosi come la desertificazione, la siccità, gli ecosistemi messi a rischio, ma anche recentemente ci sono stati disastri ambientali, e lo sappiamo, per esempio nel Corno d'Africa, oggi leggevo un rapporto della FAO sugli sciami che hanno devastato veramente chilometri di terreno. Quindi è chiaro che noi su questo siamo molto presenti e anche attivi. Dunque, so che la viceministra ci deve lasciare perché ha un altro impegno, quindi oggi concluderemo 10-15 minuti prima. C'è solo un commento da un'altra organizzazione non governativa, AIDOS, che dice che alcuni paesi, quali Canada e Francia, hanno adottato politiche di cooperazione che investono moltissimo sull'empowerment delle donne e chiedono l'Italia che cosa sta facendo, ci sono degli impegni, delle prospettive a questo punto di vista? Ma io direi che insomma l'Italia, ma AIDOS lo sa molto bene perché chiaramente c'è un colloquio, io devo dire che insomma la cooperazione allo sviluppo italiana è una piattaforma di dialogo oltre che una piattaforma di azioni ovviamente e questa piattaforma di dialogo ci permette di conoscerci, di scambiare opinioni, di partecipare a tantissime attività e soprattutto di costruire appunto strategie integrate. Per quanto riguarda l'empowerment femminile, noi come ho detto prima siamo champions, tant'è vero che abbiamo condotto campagne importantissime. Io non posso enumerare tutti i progetti che noi portiamo avanti, ma la donna è assolutamente al centro delle nostre politiche di cooperazione, tanto che per esempio per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, che è una battaglia che noi conduciamo fortemente, per esempio è uno delle battaglie più importanti che stiamo conducendo nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di cui facciamo parte dal 2019, e in realtà devo dire la verità appunto sta ottenendo dei risultati straordinari. Io proprio l'altro giorno ho complimentato il governo del Sudan per aver
introdotto un articolo nel codice penale che criminalizza, cioè che rende reato le mutilazioni genitali femminili. Stiamo parlando di Sudan e naturalmente io mi sono sentita di pubblicizzare questo evento con grandissimo entusiasmo, perché credo che sia, devo dire la verità, una svolta epocale che non può non essere sottolineata, e io sono contenta di dire che anche l'Italia ha dato un contributo in questo senso. Bene, allora noi la lasciamo andare, visto che... Posso dire un'ultima cosa? No, volevo dire che in tutto questo poi si fanno delle sintesi, ovviamente. Abbiamo detto un sacco di cose e quindi ogni argomento avrebbe meritato sicuramente un incontro a sé stante, perché sono molte le cose. Siamo stati necessariamente, diciamo, generici, ma anche puntuali su alcuni aspetti. La sintesi che si trova poi è, per esempio, quella di un tavolo di lavoro che io ho lanciato, un tavolo di lavoro operativo interistituzionale e multiattore, che è proprio dedicato al contributo complessivo italiano nella lotta al Covid-19, cioè tutto questo confluisce. E naturalmente il tavolo è incentrato su cosa? Sulla risposta nostra alla chiamata, diciamo così, da parte delle organizzazioni internazionali, e quindi il nostro contributo alla lotta globale contro la pandemia e anche soprattutto alla prevenzione, a cercare di trovare delle strategie di prevenzione. Questo tavolo, che ha sede presso il MAECI, però vede il coinvolgimento ovviamente di tutti i ministeri coinvolti, non soltanto la parte dell'industria farmaceutica, le ONG ovviamente, o OSC se vogliamo essere più precisi. Quindi le reti delle OSC, ma non soltanto, anche il mondo accademico e tanti altri attori, tutti quelli che sono necessari per appunto rispondere adeguatamente come Italia con una voce sola. E io credo che questo sia appunto una piccola sintesi di quello che vuol dire cooperazione in generale, e poi cooperazione internazionale, e ancora poi sicuramente cooperazione internazionale allo sviluppo. Mi trovo perfettamente d'accordo nel volere includere non solo gli attori tra virgolette tradizionali, ma anche quelli privato, settore privato. Privato, sì. Qualcosa che sì, purtroppo siamo ancora, ma non solo in Italia, in tutto il mondo è ancora limitato l'apporto del privato alla cooperazione, perché sembra qualcosa fatta per il non profit contro il profit dall'altra parte. Invece ci si sta rendendo conto oggi, e già quello che sta succedendo in ambiente internazionale oggi con l'emergenza Covid fa vedere che la farmaceutica, ma tutto il privato, o ci si mette insieme, dalla filantropia Bill Gates fino alla cooperazione delle agenzie dell'ONU, oppure non si esce da questa crisi. E questa crisi speriamo che sia veramente una sorta di spin-off per cominciare a lavorare in una maniera veramente globale dal punto di vista proprio dell'interazione di tutti gli attori. Io veramente la ringrazio per questa intervista. Ci sarebbero ancora altre domande, non abbiamo tempo. Invito tutti però a seguirci sul nostro sito, dove ci saranno altri dialoghi. La settimana prossima, dal lunedì, ci sarà il professore Muzzi con Laura Berti, e poi abbiamo a novembre l'appuntamento che è stato rimandato da aprile a novembre. L'aspettiamo, Vice Ministro, poi ci sentiremo per accordarci. Ci piacerebbe veramente averla per l'apertura o la chiusura dei lavori, perché... Con molto piacere, senz'altro. Intanto, insomma, restiamo uniti e con tutti i nostri sforzi collettivi sicuramente riusciremo a costruire un futuro anche più giusto, secondo me, più equo. Questo sì. Perfetto. La ringrazio tantissimo della partecipazione, è stato un piacere averla con noi. Buona serata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.